Eccoci qui, bentornati per una nuova stagione, un nuovo staff, nuove avventure. Ma io sono sempre la stessa, la vostra Alessandra Pepe, e questo è Mama Non Moma, sigla! Eccoci finalmente tornati in studio e siamo pronti a partire con questa nuova stagione di Mama Non Moma e i nostri primi ospiti e il nostro primo argomento. Prima però vi ricordo che ci potete sempre scrivere e contattare alla nostra pagina Facebook che trovate all'indirizzo facebook.com/la televisione web. Bene, di chi parliamo oggi? Oggi parliamo di Nano, che è un fantastico brand di borse e accessori in pelle nato dall'idea creativa di tre ragazzi che sono Salvatore, Claudia e Giorgia, che hanno deciso di unire le loro passioni e hanno dato vita appunto a questo marchio che tra l'altro ha anche un fantastico negozio a Milano in via San Giovanni sul muro 4. Noi naturalmente siamo andati a trovarli di persona, ma io vi anticipo solo qualche piccolo dettaglio. Si tratta di borse realizzate in pelle che non vengono trattate con trattamenti chimici e di conseguenza sono di altissima qualità e chiaramente sono anche dei prodotti artigianali prodotti a mano in Toscana da un gruppo di artigiani che hanno sposato la causa creativa di questi tre ragazzi e hanno dato vita davvero a un bellissimo progetto. Adesso andiamo in via San Giovanni sul muro e vediamo che cosa ci hanno raccontato Claudia, Salvatore e Giorgia. Ciao a tutti, io sono Claudia e sono una dei tre soci che compone Nano. Gli altri componenti sono Salvatore D'Aquila e Giorgia Lugheri, sono la sorella di Giorgia. Nano è un brand, ma un brand che nasce da una grande passione. Passione per l'artigianalità, passione per il fatto a mano, passione per l'accuratezza dei dettagli, per i materiali pregiati, per i pellami conciati al vegetale, per tutto quello che caratterizza il prezioso, però alla portata di tutti, perché questo è il concept di Nano. Borse e accessori, ma che sono accessibili per tutti. Accessibili è uno dei focus di Nanot, l'altro focus è che sono prevalentemente pezzi unici, o addirittura crearvi il modello fatto apposta per voi. La collezione primavera-estate 2014 di Nanot sarà composta da borse di varie dimensioni e varie strutture. Non solo borse, ma anche accessori. Accessori come nuove linee di bracciali, cinture, portafogli, ovviamente porta smartphone, perché mai nessuno più chiama cellulare il proprio apparecchio telefonico, ma lo chiama smartphone. Oltre a questo, quali sono i capisaldi? I capisaldi sono le tradizionalità delle nostre provenienze regionali, quindi i colori caldi della Toscana e la ruralità, di nuovo con dei colori invece più frizzanti, della Sicilia, perché noi siamo, e quindi Nanot è, oltre che passione e preziosità, è Sicilia e Toscana, è commistione di queste due regioni, commistione di quello che sono i valori intrinseci di queste regioni. Nanot nasce da una chiacchierata in riva al mare di tre amici che poi fanno parte della stessa famiglia, e per scegliere proprio questo nome abbiamo preso spunto dal vero nome della nostra cagnolina, che è Nana, un border collie iperattivo, sempre frizzante, molto curioso, che abbiamo individuato come molto rappresentativo di quello che poi siamo anche noi. L'abbiamo un po' storpiato, quindi da Nanà è diventato Nanot, anche perché essendo tre soci, mettere Claudia Lugheri, Giorgia Lugheri e Salvo D'Aquila era non solo troppo autoreferenziale, ma anche un pochino pesante. Quindi Nanà, Nanot, e questa è la nostra storia. Veniteci a trovare in via San Giovanni sul muro 4, vi aspettiamo. Ciao! Ringraziamo tutto lo staff di Nanò per la loro disponibilità e per noi adesso è il momento di un piccolo break e dopo torneremo con una grandissima sorpresa. Eccoci tornati in studio e ho di fianco a me la nostra grande sorpresa di cui vi parlavo poco fa. E si tratta di Giuseppe Di Rosalia, blogger di myworldinabag.com. Perché Giuseppe è qua con me? In effetti me lo sto chiedendo da stamattina, da quando abbiamo iniziato a girare, però vorrei che fosse lui a spiegarvi che cosa ci fa qui in Moma Non Moma. Intanto ciao a tutti. Cosa ci faccio qua? Lo scopriremo nel corso delle puntate, lo scoprirete, quindi seguiteci perché così lo scoprirete anche voi, e soprattutto chiedeteci un sacco di cose così vi prendo in giro tutti, perché è una cosa che mi piace fare e lo so fare bene. No, però Giuseppe, ascolta, così non hai spiegato perché sei qua, ti devi dire la verità, perché sei qua? Ah, per dire quello che non dice nessuno, cioè nel senso che mi prendo la responsabilità io di tutto quello che verrà detto, di tutto quello che verrà, che sentirete, che tutta colpa mia, ecco. Ok, ve la dico io la verità, Giuseppe è qua per prendere in giro un po' il mondo della moda, sempre con una vena ironica, sempre con il suo modo di fare che è comunque molto simpatico, molto divertente, e però insomma avrà da dirne delle belle a qualche marchio, a qualche blogger, insomma
direi che state attenti, diciamo questa. Se finirete nella rubrica di Giuseppe vuol dire che qualcosa non sta andando bene. Esatto. Quindi? Quindi cominciamo. Ok, sì, okay, cominciamo. E cosa ci parlerai in questa Di un prima? Marchio, hai detto tu un marchio, quindi parliamo di un marchio subito. Dai, dai, diamo qualche indizio. Scarpe, terribili, ortopediche, invece no, le indossano le star, si chiamano Hogan. Cioè, parliamone. Adesso diventano di lusso, cioè leggevo ieri su Repubblica che dicevano che le Hogan diventano una scarpa di lusso, quindi lustrini, paillette, tessuti mai utilizzati per un paio di scarpe. È una cosa horror, veramente. Quindi per le mie amiche di Bari, che giù al sud queste robe sono super, no? Indossate le Hogan, è sicuro non troverete mai il fidanzato. Ok, allora adesso entriamo nel tuo piccolo salotto dove ci racconterai qualcosa in più su queste orride Hogan. Ciao e benvenuti a questa prima incursione dentro il mio mondo, dentro il mio cervello. E la mia, che è il My World in a Bag, il mondo dentro la borsa, che poi la borsa è intesa come testa, però è un discorso a parte che ve lo farò nelle altre puntate. E si parla di, sono un fanatico di accessori, un fanatico di scarpe e di borse, però riconosco le cose che secondo me personalmente naturalmente sono belle, le cose che sono brutte. Ora, non so se avete mai sentito parlare di Hogan, sicuramente perché tutti ce l'avete. Comunque la notizia sconvolgente è che, a parte che era già successo l'anno scorso, che era diventata una, c'era stata una collezione che si chiamava tipo Haute Couture, quindi una cosa meravigliosa associata ad una cosa terribile. Cioè Hogan uguale Haute Couture, immaginate, è come dire che Chiara Ferragni sa scrivere in italiano, cioè è una cosa che va al di là di ogni cosa. È come se pensassimo alle Birkenstock, vi pensate alle Birkenstock, quelle col dito in mezzo, no? Che terribili, no? Quelle là fatte in seta o in, non lo so, con una pelle speciale come il pitone, no? Comunque delle cose veramente abominevoli. Al di là di questo, il mio messaggio, nel senso, sai cos'hai? Dicono che mi occupo di moda, a volte non ci credo nemmeno io, comunque buttatele, cioè il discorso è quello. Veramente, fate piazza pulita, invece di eliminare gli amici da Facebook, no? Cioè, adesso faccio piazza pulita e elimino gli amici da Facebook. No, buttate via le Hogan, che fate cosa buona e giusta e non compratele mai più. Allora, queste scarpe appunto usciranno a marzo e io veramente, come regalo di Pasqua, perché marzo, stramarzo, credo c'è Pasqua, no? Quindi regalo di Pasqua, fate il regalo a Giuseppe e non comprate le Hogan. È una cosa carina, può essere divertente. Non facendolo aumenterete il vostro, come dire, il vostro buon gusto, nel senso il vostro gusto può crescere. Quindi se non lo fai, non comprando Hogan diventi più figa, ricordatelo. Quindi non comprate Hogan. Per oggi è tutto, che forse è meglio. Ci vediamo alla prossima puntata. Ecco, con la fine di questo contributo video io direi che forse è il caso di sperare di non beccarci qualche denuncia a caso. Giuseppe, cosa dici? Me lo auguro, anche perché cioè, la mia portinaia non ne può più. Cioè, tutte di cosa? Quelle... degli avvisi di garanzia? Gli avvisi di garanzia che arrivano tutte le volte. Ah, ma lei, signore, questo, che palle, che ho detto mai? Cioè, ce l'hanno quello... tutti con te, ma esatto. La gente non è ironica. Non è ironica, non capisco, non legge tra le righe. Io dico quello che gli altri non dicono, comunque tutti pensano ma che nessuno ha il coraggio di dire. E proprio per questo Giuseppe ci piace, quindi chissà mai che possa diventare una presenza fissa in Mama Non Mama. Voi cosa ne pensate? Secondo me sarete tutti d'accordissimo. In ogni caso, per esprimere la vostra opinione c'è sempre la nostra pagina Facebook, quindi facebook.com/la televisione web. Direi che con questo possiamo concludere questa primissima puntata della nuova stagione di Mama Non Mama. Vi do appuntamento per la seconda, in cui posso anticiparvi che vi racconteremo dall'interno il fantastico mondo della Fashion Week milanese. Forse questa anticipazione non dovevo dargliela, però state attenti, nel senso, vestitevi come se fosse al Carnevale di Rio, perché tanto è la stessa cosa, non vi preoccupate. Lì intanto ci sarò io ad aspettarvi. Esatto, e vi ritroverete nella rubrica della puntata successiva, massacrati da Giuseppe, quindi state pronti con gli avvisi di garanzia, tanto noi ci siamo abituati. E con questo direi che vi salutiamo e ciao a tutti. Ciao.